Buongiorno, ciao ragazzi! Allora, eccoci con un nuovo video. Buongiorno, io e il mio brufoletto vi salutiamo. Cioè, ieri, improvvisamente, come vi ho forse anche detto nel vlog, mi è venuto un super brufolo. Guardate qui, enorme, ma vabbè, non importa, non facciamoci caso. Allora, siamo già all'azione, io e Mauro siamo già in giro perché andiamo a fare un po' di commissioni visto che la mia quarantena ci ha bloccato tutto. Stamattina sono in viola e arancione, due colori che insieme devo dire che spaccano, ma a me piace tantissimo. E poi ho messo, vabbè, il giubbottino di jeans perché fa frescolino e questa collanina che dà un po' un tocco in più. Poi devo andare da Motivi, come vi ho detto, a prendere la canotta. In più volevo vedere se mi cambiano il pantalone, che ho preso una S, ma mi va larga tanto così. Quindi vediamo se mi danno una XS. Poi se non c'è, non importa, mi tengo quella che ho. E poi, come vi ho detto ieri, andremo a fare un salto anche da Zara. E poi volevo andare anche da Max Factory e CVG se riusciamo per vedere, poi per carità se lo trovo da Zara lo prendo da Zara, per vedere se trovo un vestitino e volevo un paio di stivali da mettere. Quindi non sto qua di nuovo a ripetermi perché l'ho detto nel vlog di ieri, però volevamo andare a vedere queste due o tre cose. E basta, adesso sto aspettando Mauro che è andato a portare Zoetta da mia suocera e niente, e andiamo a spasso. Mi sembra strano uscire perché dopo 15 giorni che sono segregata in casa mi sembra strano, ma bellissimo. Né per quanto riguarda un vestitino né per quanto riguarda gli stivali, quindi adesso andiamo un attimo da CVG e poi volevo provare ad andare al massimo al Globo che c'è qua dietro per vedere se riesco a trovare sti benedetti stivali, anche perché se no non posso mettermi vestiti in questo periodo perché, come vi avevo detto, mi piacciono solo con gli stivali. Tra l'altro Mauro finalmente è riuscito a trovare il vestito per il matrimonio, deve solamente farlo fare su misura perché è un negozio dove vendono vestiti, ma poi te li fanno completamente su misura. Quindi abbiamo scelto il modello. È molto informale, ma nello stesso tempo molto bello, molto elegante. È un beige, Sì, in color sabbia. color sabbia, e così si abbina anche bene al mio vestito. Ed è molto 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 bello e può metterlo davvero in ogni occasione, non solo per i matrimoni, ma anche per uscire, magari se andiamo a fare una serata un po' particolare, perché è proprio bello, ma ripeto, adatto ad ogni occasione proprio per il motivo che è molto informale. Sei contento?
Sì, bello, molto bello. Bello, bello. E basta, poi ha trovato una camicia da Zara che tra l'altro gli è stata anche macchiata dal ragazzo che gli ha fatto il vestito perché gli ha preso le misure e si è punto con il con l'ago, quindi l'ha macchiata, però vabbè, tanto la dobbiamo portare in lavanderia. E basta, adesso andiamo nella speranza di riuscire a trovare qualcosa. Tra l'altro si è anche alzato un tetto micidiale, pazzesco. Cioè sembrava bello oggi, in realtà adesso si è alzato proprio il vento. Se Mauro parcheggia, è fissato che parcheggi, parlo di questo, ne approfitto per me, è fissato con i parcheggi, perché si trovano in un modo dove non gliela rovinano, dove non gliela bocciano, dove non gliela toccano. Io dove trovo, metto, lui invece non c'è. Siamo arrivati a casa in questo momento, ci siamo già messi al lavoro, stiamo preparando il pranzo. Allora, per me mi sono fatta una semplice insalata con, vabbè, insalata, peperoni e feta. Invece Mauro si sta facendo un piatto di pomodori, pomodoro mozzarella, e ha messo anche qualche pezzetto di feta che io ho avanzato, quindi per non andarla a buttare, l'abbiamo, cioè per evitare che vada male, Mauro l'ha messa nel suo piatto. Qui c'è Zoe che spera che cada qualcosa da mangiare. Zoe, vero che speri che cada qualcosa da mangiare? Tra l'altro fuori c'è un tempaccio, si è alzata, come vi ho detto prima, un'aria micidiale, infatti è volato tutto fuori. In più ci sono tutte le foglie della siepe che stanno andando in giro. Però la siepe devo dire che sta diventando bellissima, questo è il periodo dove diventa rossa e è proprio un colore secondo me stupendo, proprio da vedere, guadagna punti la siepe in questo periodo qui dell'anno perché diventa proprio bella. E basta, poi dopo vi faccio vedere tutto quello che abbiamo preso stamattina, perché ho trovato anche le scarpe per il matrimonio adatte al vestito che avevo. Quindi ho trovato anche le scarpe, ma ve le faccio vedere dopo, ma non ho trovato gli stivali, quindi niente, niente stivali. Adesso vi faccio vedere un attimo quello che ho preso stamattina. Ho preso qualcosa da Zara, qualcosa da CUG e poi le scarpe per il matrimonio invece, le appoggio qui, le scarpe per il matrimonio invece le ho prese al Globo. Allora, aspettate perché se riesco... Allora, ad alzarvi ancora un pochino meglio, quindi vi appoggio sopra alle scarpe. Ok, perfetto. Allora, da Zara ho preso delle t-shirt, perché sapete che, come vi ho già detto tante volte, le t-shirt io le prendo tutte da Zara perché secondo me è il posto dove costano meno, dove sono belle e costano pochissimo. Allora, costano 6,95 euro. Ho preso questa qui gialla, sono tutte magliette che io metto sia ad andare a lavorare che anche per uscire, quindi magliettina gialla, vedete, con la manichina fatta così, quindi non ha la manica semplice ma ha la manica fatta così. L'avevo già presa l'anno scorso bianca e sono le stesse. Poi l'ho presa anche fucsia, così, sempre S, sempre stesso prezzo. Vi metto, facciamo così, vi metto qui, vi faccio vedere il numero dell'articolo, così se vi interessa ve lo segnate e potete andarlo a prendere, perché spesso mi chiedete i codici e quindi vi lascio qua il codice. Poi fucsia l'ho presa di nuovo bianca, perché io le metto tantissimo e devo anche capire se quella dell'anno scorso è ancora in uno stato decente o a forza di lavarla il bianco si è un po' rovinato. Comunque questo è quello bianco. E poi ho preso questa qui, che invece è un altro modello, così, e io ne ho già simili, ne ho già simili, perché questo colore a me fa impazzire, questo colore caldo mi piace proprio tanto ed è morbida, vedete. Io le metto dentro, davanti, fuori, dietro e mi piacciono un po' oversize. Poi ho preso questa giacca qui da CVG, adesso ve la faccio vedere, che è proprio il completo della scarpa che vi ho fatto vedere l'altro giorno, del décolleté.
lo stesso tipo di fucsia, proprio fluo, 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 e non c'era prima, quando ho preso la scarpa la giacca non c'era, c'era la canotta, infatti l'ho presa, però adesso che ho visto anche la giacchetta l'ho presa perché è proprio identica, quindi se metto, che ne so, il jeans con la scarpa e questa qui fa proprio da completo, o con un pantalone bianco, o fa proprio da completo perché è proprio la sua. Poi ho preso pantaloni così lilla e sono gli stessi pantaloni che indosso adesso e io li ho di tutti i colori, li ho sia viola, li ho beige, li ho neri, li ho bianchi, adesso vabbè dimagrendo mi vanno un po' più larghi, però adesso vabbè, dalla fotocamera sembra fin troppo, però stanno proprio bene perché cado morbidi, dritti, e con la giacca stanno bene. Allora, così senza niente sopra, soprattutto adesso che sono dimagrita hanno perso un po' la forma, però messi con una maglietta dentro davanti e fuori dietro, quindi va leggermente a coprire, o una camicetta o una giacca, tutto secondo me stanno benissimo, e li ho presi lilla, così, che li cercavo da una vita di questo modello qui, ma non li facevano, quindi. Poi ho preso delle calze da Tezenis, mi sono piaciute subito, infatti le ho prese, ho preso sia queste qua Pua che queste qui. Allora, sono fantasmini, sono il classico fantasmino che quest'anno si usa con il décolleté, quindi quest'anno si usa il décolleté con l'effetto del calzino che esce. Io non sono per questo genere di cose, a me piace il décolleté senza calza, però vi dico la novità di quest'anno, e sono ripeto il classico fantasmino che io metto con le scarpe da ginnastica, perché io, come avrete notato, non metto calzini, io metto, cioè il classico calzino, io metto solo, adesso ve lo faccio vedere, io metto solo, aspettate che ho un filo attaccato, allora io metto solo questo genere di calze qua, fantasmini, perché non mi piace assolutamente, guai, vedere il calzino fuori dalla sneakers, ho sempre avuto questa fissa qua. Poi per carità, a volte quando soprattutto fa un pochino più fresco, lo metto il calzino leggermente più alto, quindi proprio qui, così, ma il calzino che mozza la gamba proprio è una cosa che io non riesco a guardare, e per me il calzino deve essere rigorosamente nero, e se ho la sneakers bianca a volte abbino la calza bianca, ma non si deve vedere, deve vedersi giusto il bordino, però per me la calza è tassativamente corta o lunga, quindi o il classico calzino lungo dove magari può essere un po' fantasia, quindi può essere a pua, può essere a righe, ad esempio quelle della Gallo a righe o di tante altre aziende, ma deve essere fantasia, o comunque tinta unita ma abbinato a un qualcosa, quindi magari nero, bordeaux, colori comunque particolarmente scuri, se no assolutamente il fantasmino, perché a me non piace proprio, poi forse perché sono anche piccola, quindi essendo piccola mi ricordo che una volta andavano di moda tantissimo queste calze con i fiocchetti dietro, con che ne so, magari il pizzo intorno, e io le compravo, però poi le mettevo e mi rendevo conto che stavo male, perché essendo piccola il calzino a metà caviglia mozza la gamba, quindi la fa più piccola e più tozza, e quindi mi oriento sempre più su questi qua, e ho visto questi costavano anche poco, perché li ho pagati, vediamo se c'è il prezzo, 1,99 € l'uno, e mi sembrano molto molto carini. Questo qui, guardate com'è, vedete, è tutto fatto così, secondo me è carinissimo. Questo invece è classico, però carino. E poi ho trovato, come vi dicevo, la scarpa per il matrimonio. Allora, ve la faccio vedere, eccola qui, l'ho trovata da Globo. Allora, ero indecisa sulla scarpa perché avrei messo anche un tacco, un sandalo, soltanto che il vestito, poi ve lo farò vedere, è già molto romantico, perché è un vestito di quelli un po' ampi sotto, cioè non cade dritto, cioè cade dritto, morbido, ma al tulle, e quindi dà un po' quel senso
da principessa, ecco. Poi ha la spallina fatta a barchetta così, cioè è già un vestito un po' principesco, diciamo così. E quindi il sandalo, secondo me, avrebbe dato al vestito quell'impronta troppo classica, troppo elegante, non so come dirlo. Invece la zeppa le dà quel tocco un pochino più rock. Ho quest'idea qua, questo vestito con la zeppa. Tanto il vestito è molto lungo, quindi va assolutamente a coprire totalmente la scarpa, perché lo farò proprio che tocca per terra il vestito, non si deve vedere la scarpa, ma ovviamente un po' camminando si vede. Questa qui è molto molto fine, ci ho messo tanto a cercarla perché la volevo proprio, come dicevo io, la volevo comunque elegante, la volevo comunque bella. Non so se della fotocamera rende, ma è proprio un rosa cipria, un rosa antico che riprende completamente il rosa del vestito, che non vi farò vedere, ve lo farò vedere poi quando sarà quella giornata. E il colore del vestito è sul rosa, sul color questo caffè latte, ed è proprio i colori di questo sandalo. Poi si allaccia la caviglia, c'è il vedete, il laccetto intorno alla caviglia. E basta, quindi questo è il tutto. Probabilmente a livello di unghie farò, adesso vediamo, mi farò comunque consigliare dalla mia estetista, o mi butto su un nude rosato, oppure farò un color fango, vediamo, mi faccio un attimo consigliare da lei, però questa mi piace tantissimo. E poi spero sia anche comoda, perché si sposa all'aperto, si sposa in questo prato meraviglioso, in questo castello stupendo, dove dovremo comunque fare un pezzettino di scala per scendere e fare l'entrata delle damigelle, e quindi voglio essere comoda e non voglio rotolare col tacco, o comunque non voglio che il tacco magari a spillo mi si impigli nel prato, quindi voglio essere comoda. E speriamo, tanto comunque abbiamo le scarpe di ricambio, perché noi damigelle ci siamo comprate le All Star brillanti nate rosa, come vi avevo fatto vedere, quindi nel caso dovessimo avere male ai piedi durante poi la festa e tutto, abbiamo comunque la sicurezza di avere il cambio. E basta, questo è tutto quello che ho preso oggi. Mauro, come vi ho detto, ha trovato la camicia, ha trovato il vestito, ma quello lo terranno loro perché devono farglielo su misura. E poi comunque vi farò vedere tutto. Allora, adesso io vado di là, perché con Mauro metteremo la carta da parati in cameretta, ma vi farò vedere poi tutto sicuramente nei prossimi giorni. Mi viene da ridere, perché l'altro giorno Chiaretta, la mia amica Chiaretta, Mauro senti bene, ha ricevuto un commento che io sono morta da ridere, dove diceva praticamente ce l'aveva col fatto di suo marito, che fa un po' come te, come tutti i mariti delle youtuber che cambiano, che spostano, che fanno. Poi ovviamente non tutti hanno la dote che per fortuna ha Mauro, perché sennò se noi dovessimo pagare una persona che fa tutto quello che fa Mauro in casa, non potremmo. Quindi diciamo che la mia fortuna è avere lui che sa fare tutto, perché sennò mi attaccherei al tram. E dicevano che praticamente era un po' un burattino, che siete un po' dei burattini nelle nostre mani, che fate tutto quello che diciamo, che vi stressiamo, che non è così, Mauro, cioè, perché voglio un po' che passi questa, cioè che non passi questo messaggio che noi stressiamo i mariti, perché la casa è anche la loro. Cioè, Mauro è ovvio che magari al sabato preferisce starsene a dormire sul divano, sul letto, piuttosto che mettere la carta da parati, è vero, ma è anche vero, e lui penso possa confermarlo, che è una menata magari fare, però poi dopo la soddisfazione c'è, come anche il prato, quando si taglia il prato, tante volte si lamenta, non lo voglio, non mi sento, però poi dopo che lo fa, vedo proprio che anche lui si incanta a guardare e dire, e dice, bello. E questo vale anche per la casa, è ovvio che preferirebbe fare altro, però dal momento che lo facciamo, poi comunque anche lui è contento. Un'altra cosa che voglio un attimo dire per sfatare il mito, che noi, allora, io seguo tante ragazze anche su Instagram, la mia amica Marta, tante ragazze che hanno case meravigliose, e tante anche molto più belle della mia.
che cambiano, che fanno, chi cambia il divano, chi cambia il colore delle pareti, chi cambia quello, chi cambia l'altro, un po' come me. Quindi non sono l'unica qui sul web che cambia spesso, ma il cambiare spesso, cioè, cerchiamo di ragionare, cioè non è sintomo di una persona che ha dei problemi o che è insoddisfatta della vita, ma fa parte di una persona come me e come tante amiche che ho, che facciamo questo perché ci piace l'arredamento. Quindi forse il fatto che adesso c'è il web, c'è Instagram, c'è Pinterest, c'è Google, siamo ormai circondati da tutto ciò che è casa, ormai la casa è il fulcro dei social, e quindi vedendo tante cose viene la voglia di cambiare. Poi magari collaborando con le aziende, ti contatta l'azienda per la carta da parati, ti contatta l'azienda per magari il tavolino, ti contatta l'azienda per faccio un esempio, il tavolo, ed è ovvio che dal momento che ci contattano abbiamo più possibilità di modificare. Ma questo non vuol dire che una persona sia insoddisfatta della vita, o no Mauro? Perché comunque noi siamo molto soddisfatti, cioè non ci manca nulla, tra virgolette, abbiamo tutto quello che hanno tutti e ci manca tutto quello che manca agli altri, quindi non si parla di insoddisfazione, si parla di voglia. A me piace cambiare, io cambierei tutti i giorni, perché a me piace proprio l'arredamento, mi piace proprio la casa in sé, mi piacciono gli stili di arredamento. Quindi se posso vedere un vaso il giorno dopo, magari fra un mese, più bello di quello che ho lì, me lo compro. Che problema c'è? Ma non è perché sono insoddisfatta, perché mi piace. C'è chi è appassionato di viaggi e si fa un viaggio all'anno, c'è chi è appassionato di moto e magari ogni 2 anni si compra la moto, c'è chi è appassionato di auto e magari ogni due o tre anni con il leasing si cambia la macchina, c'è chi è appassionato di, che ne so, di sub e va ogni 2 mesi al mare per andare a fare sub. Io sono appassionata di arredamento e quindi se ho delle proposte per cambiare qualcosa, o se mi piace, magari domani non mi piace più il bianco, voglio andare all'IKEA e cambiarmi le non è per insoddisfazioni, perché sennò allora saremmo tutta una massa di insoddisfatte, perché ripeto, non sono l'unica e ho tante amiche. Elisa sta stravolgendo una casa e Chiaretta, anche lei le piace migliorarla, che ne so, la mia amica anche Elena, anche lei è una di quelle che le piace sempre modificare. Su Instagram Marta, una delle mie più carissime amiche, anche lei cambia, cioè siamo noi che abbiamo un profilo YouTube, un profilo Instagram che riguarda la casa, ce l'abbiamo perché è una nostra passione, quindi non siamo assolutamente persone insoddisfatte, ci tengo a dirlo. Ho ragione Mauro? Vero, giusto. Quindi siamo persone assolutamente happy, felici. Adesso andiamo a mettere la carta da parati. E Mauro sta mettendo la carta da parati, tra l'altro mi è venuto un attacco di tosse pazzesca, cioè sto facendo una fatica a farmela passare. Io sto per infilarmi nella doccia, perché farò una doccia, ti faccio prima, mi devo preparare alla velocità della luce perché dobbiamo andare, cioè io devo andare a un compleanno, infatti devo lasciare qua Mauro finire una carta da parati da solo, perché io devo correre a questo compleanno. Poi dopo mi è venuta la voce bassa. Poi dopo invece andremo a mangiare una pizza con i nostri amici, da questa nostra amica, quindi devo cercare di incastrare tutto, però la carta da parati sta venendo benissimo. Nel prossimo video vi farò vedere tutto, però adesso non riesco proprio, anche perché è inutile che vi faccia vedere un pezzettino e non ve la faccio vedere, non riesco a farvela vedere finita, quindi niente, vi faccio vedere tutto nel prossimo video. Tra l'altro non riesco neanche a editare questo video probabilmente, perché devo correre a questo compleanno, quindi credo che stasera non uscirà il video, anche perché poi andiamo a mangiare, quindi non passerò da casa e lo metterò, se tutto va bene, domenica. Vediamo un attimo anche cosa riesco a fare. Comunque adesso io vi saluto veloce perché sennò faccio tardi, e ci vediamo poi con un nuovo video. Ciao!